capire. Buongiorno a tutti, 6 giugno 2020, oggi è una giornata spettacolare. Vi presento la mamma Laura, la sorella Emily, che saranno la futura famiglia degli Erafei. Ricordate quel recupero terribile che l'abbiamo fatto 6 mesi fa in Russia, in Tiumen, dove è stata abbandonata una famiglia di mamma con i cuccioli. Hanno avuto tutti i 3 cuccioli hanno avuto un problema grosso, diabete insipido, che per parecchi mesi non siamo riusciti a identificare, però adesso è tutto a posto. La mamma felicemente è adottata, 2 fratelli sono felicemente adottati e oggi è arrivata la giornata sua, la giornata di Erafei. Lui oggi parte, per me è una giornata un po' triste perché 5 mesi in stallo a casa mia e mi porta pezzettino del mio cuore. Però per noi, per l'associazione Brandsville Rescue, è un giorno importante. Perfetto. Perché un'altra creatura ha trovato la casa, una famiglia che la ama già, che la farà star felice, la farà fare la vita felice e donna, che si prenderà cura di lui. Adesso do 2 parole alla mamma e alla sorellina. Mami? Oh. Lei può parlare pure all'americano! All'americano! Perché I'm so happy to happen. Oh, he is going to be so happy. He's going to get to run with the horses. Sono felice, strafelice, le faccio star bene. Io ho pure i cavalli, tutto per lui. Cioè, sì. Diventa latifondista, avrà il suo terreno, avrà i suoi cavalli, avrà cavallo, altri cani. L'altri cani, tutto per lui. Tutto per lui. Sì. La sorellina, siccome studia delle belle arti, già ce l'ha la fila delle persone che vorrebbe dipingere, usare per i servizi pubblicitari lui. Quindi la stella sta per nascere. He already loves Dai. You. I can't wait. Why do you have so pleased to speak Italian? Sì. Italian. Italiano. Io sono tantissimo felice adesso per lui. Perché lui è tantissimo bellissimo. Lui è bellissimo, particolarissimo. Spostati un attimo. Questa è la sua amichetta. Una grande casa sulla montagna in Abruzzo con 6 cavalli e un altro cane. Ecco, hai capito? E tutte le persone stanno aspettando per lui. Tutte persone aspetta per lui. Alla faccia di quella persona che l'ha riprodotto su questo mondo per vendere, per guadagnare. Comunque, tutti insieme siamo riusciti a fare un bel lavoro. Sì. Il cucciolo andrà a star bene, diventerà felice. Carissimi sì. amici, carissimi signori, se sì. vi è possibile, adottate i cani dei canili, adottate i cani bisognosi, perché siamo noi che colpevoli che loro si trovano in queste difficoltà, quindi siamo noi ad aiutare, il nostro dovere è aiutare a loro. Per noi avere nella nostra grande famiglia le persone come Laura, come Emily, come la sua famiglia è un grande onore, perché loro hanno fatto la loro scelta. Oh, pupu, dai, adottare un cane rescue.